Siamo di nuovo al nostro appuntamento settimanale e credo che sia un momento importante per ogni settimana per fare il punto del lavoro di Alternativa Popolare, dei nostri gruppi parlamentari e anche adesso, settimana dopo settimana, prepararci insieme alla sfida più importante che avremo, che sarà quella delle prossime elezioni politiche e del testimoniare che persone come noi, che non hanno nulla se non il coraggio delle proprie idee, la credibilità della propria storia e l'idea che la politica non deve essere scontro tra tifoserie, ma deve essere serietà, rimboccarsi le maniche, costruire più che demolire, ecco, persone come noi potranno e dovranno tornare in Parlamento per testimoniare questo. Ecco, questo sarà il nostro appuntamento settimanale. Oggi il punto della situazione lo facciamo sulla legge elettorale, è stata approvata ieri dalla Camera, sarà la legge elettorale con cui andremo a votare, non voglio tediarvi più di tanto, è una buona legge, il frutto di un compromesso, il meglio è il nemico del bene, era importante darci una legge elettorale. Non si poteva andare a votare con il consultellum e con l'italicum, cioè con due leggi totalmente diverse che consegnavano certamente il paese all'ingovernabilità, non si poteva accettare che il Parlamento rinunciasse al proprio ruolo, che è quello di fare le leggi e per quanto riguarda l'area istituzionale la legge più importante che è la legge elettorale. Nessuna legge salva nessuno, la legge è uno strumento, non può essere fatta contro e non l'abbiamo fatta contro. Ha avuto un metodo importante che è quello della maggioranza che ha dialogato con l'opposizione. Certo, con l'opposizione che c'è stata. Rapidissimamente i tre punti fondamentali di questa legge che noi abbiamo provato, ce n'era uno su cui ci siamo battuti, ma il compromesso ci ha fatto fare un passo indietro e quello riguardo alle preferenze. Il primo, finalmente i cittadini torneranno ad eleggere il proprio deputato del collegio. La prima volta che io sono stato eletto, ricordo sono stato eletto nel collegio di Merate, ne era il 2001 e c'era il famoso Mattarellum. Il secondo, i cittadini potranno scegliere non solo il deputato di collegio, ma essendoci la quota proporzionale per i due terzi dei deputati e dei senatori, potranno innanzitutto scegliere il partito in cui credono di più, il partito che meglio testimonia quell'idea di politica o nelle proposte che hanno fatto o nel modo con cui hanno governato, se hanno avuto responsabilità, quel partito in cui credono. E questo per noi è importante. Le coalizioni che potranno essere o non potranno esserci saranno scelte libere dei singoli partiti e questo vale innanzitutto per noi. Lo sbarramento al 3% sia alla Camera che al Senato permette di avere ovviamente un legittimo sbarramento, ma se hai la forza, se i cittadini ti voteranno, ti permette anche di andare da solo, con la tua storia, con la tua serietà, con la tua credibilità. Questo è l'elemento fondamentale. Terzo elemento, deve esserci il nome anche nei listini ci dovrà essere il nome scritto dei parlamentari, cioè l'elettore deve conoscere nella scheda e sulla scheda chi sta eleggendo. Accade anche in Germania, accade anche negli altri paesi dove non ci sono le preferenze. Questa è la sintesi della legge elettorale che avete trovato, lo troverete negli nostri strumenti, nei nostri siti, andate a vedere, abbiamo preparato come gruppi parlamentari tutti i dettagli di come si voterà, quali saranno le modalità di voto, perché abbiamo votato a favore di questa legge, come si rispondono alle obiezioni. Ma a me interessa oggi con voi, in questi ultimi 5 minuti, fare il punto politico della situazione, perché ancora una volta sulla legge elettorale si è vista l'idea della politica, di chi dice no, sempre no, MDP, ha sempre detto no, è quella sinistra che continua a ribadire la propria superiorità morale e che non capisce che la sfida che abbiamo davanti non è continuare a dire no, ma fare un passo avanti per il bene di tutti. Ed è quello che altri hanno fatto, Forza Italia, la Lega, Alternativa Popolare e il Partito Democratico. E poi c'è una posizione che ancora in questo momento si è evidenziata, che è quella del Movimento 5 Stelle. Lo dico al candidato Presidente del Consiglio Di Maio, candidato che in questo momento sta facendo la grande battaglia per le preferenze, sta facendo la grande battaglia contro il voto segreto, sta facendo la grande battaglia dicendo che in Parlamento c'è stato un attentato eversivo contro la democrazia. Ecco, innanzitutto, caro
vicepresidente della Camera Di Maio. Basterebbe riandare ai ricordi delle nostre scuole, le elementari, dove in matematica, in aritmetica, si studiava un principio che era la base di tutta la conoscenza e di tutta l'educazione scolastica. Era il famoso principio della proprietà commutativa. Per la moltiplicazione e per le addizioni, cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Ma è una regola semplice della vita. Non è che se ti va bene il voto segreto deve essere abolito e se ti va male il voto segreto è l'arma della democrazia. Il Movimento 5 Stelle ha fatto dell'abolizione del voto segreto alla Camera per 5 anni la sua battaglia, dicendo che era giusto che i cittadini e che i parlamentari rispondessero con il voto palese su come si doveva votare. Quando ovviamente aveva fatto il patto per la legge elettorale a luglio con PD, Forza Italia e Lega, andava bene tutto. Adesso, per opporsi contro questo attentato alla democrazia, ha presentato 120 segreti e ha gridato al colpo di Stato perché il governo, utilizzando la maggioranza complessiva, non solo la maggioranza di governo, ma la maggioranza sulla legge elettorale, opposizione e maggioranza, hanno deciso di usare uno strumento regolamentare che è quello della fiducia, per permettere poi alla Camera, a voto segreto, di dire se quel testo ovviamente andava bene. Secondo luogo, caro Presidente Di Maio, caro Movimento 5 Stelle, non è che possiamo pensare che la vostra ipocrisia possa continuare sempre nel tempo. Quando qualcuno diventa ministro, diventa presidente del consiglio, diventa sindaco, diventa assessore, è eletto a fare il consiglio comunale, questi sono poltronisti, fattore A. Quando invece tu ti stai candidando giustamente e legittimamente per diventare presidente del consiglio, per avere i ministri, per avere gli assessori, per avere il sindaco di Roma, che cosa sei? No, qui sei quello che rappresenta la democrazia del popolo. Ma di che cosa stai parlando? Le poltrone sono lo strumento della democrazia che è dato alla politica per rappresentare la volontà dei cittadini. Il problema non è la poltrona, è come la si usa. E la stai vedendo questa esperienza, caro Di Maio, nei confronti del tuo sindaco Raggi. Perché il problema è che quando sei andato a governare e hai occupato una poltrona, il sindaco di Roma, il Movimento 5 Stelle è un movimento politico poltronista, perché ha occupato la poltrona del sindaco di Roma. Il problema è che cosa fai? Come governi? Stai usando bene quello strumento oppure no? Le tappi le buche delle strade oppure no? Sgomberi le case, riqualifichi le periferie? Questa è la sfida che abbiamo davanti, il Movimento 5 Stelle e noi. E concludo con un'ultima cosa che è assolutamente inaccettabile. L'uso delle parole nella democrazia è fondamentale. La storia del nostro paese è piena di cattivi maestri, cioè che sono coloro che usano la parola tagliente, eversione, attacchiamo lo Stato, ribaltiamo lo Stato, poi si siedono sulla scrivania, ritornano a bere il loro caffè, a mangiare nel ristorante e mandano avanti magari giovani che poi purtroppo hanno fatto nel nostro paese scelte diverse. L'eversione è una cosa totalmente diversa, non è quella che è accaduta in questi giorni in Parlamento. L'eversione purtroppo drammaticamente è una cosa seria. Nessuno ha accusato di eversione il Movimento 5 Stelle quando ha fatto una cosa ben più grave di quella di utilizzare i regolamenti parlamentari. Per esempio dire che o i sindacati, su cui la nostra posizione è molto chiara, sono strumento di rappresentanza dei lavoratori, ma devono guardare al futuro, devono cambiare. O i sindacati cambiano o interverremo noi. Sai, forse la storia non l'hai studiata, quale altro politico ha utilizzato questa frase? Uno solo nella storia di questo paese, si chiamava Benito Mussolini. Ecco, evitiamo questo, torniamo al confronto, avremo una legge elettorale e prepariamoci, per noi questo sarà importante, sarà il prossimo appuntamento all'ultimo atto di questa legislatura che è la legge di bilancio. Noi, come sapete, l'altra volta abbiamo posto i nostri paletti, sono fondamentali la famiglia, l'impresa, il salario e il lavoro. Il salario e il lavoro. Il salario è troppo basso, non ci può essere crescita senza occupazione e senza salari dignitosi, e il lavoro per i giovani e ovviamente per chi dopo 50 anni perde il proprio lavoro. Il lavoro lo danno le imprese ed è per questo che dobbiamo aiutare le imprese ad assumere e a creare occupazione e lavoro. Saranno i temi del prossimo appuntamento, ci vediamo e buon weekend.